Il Roccella è alunno diligente preparato, ma in questa occasione è un po' svogliato. Svolge il compitino senza strafare, appena sufficiente, ma potrebbe meritarsi bei voti, ma nella gara con il vocale poca accademia. Vada per il caldo afoso e per l'erba alta, ma altre attenuanti non vanno cercate e queste non sono tanto valide. Netto il divario tra le due, ma il Roccella lo dimostra con la tecnica dei singoli. Il coro è ancora stonato e il direttore d'orchestra, per rabbia, spezza la bacchetta. Io non sono per niente contento della prestazione del Roccella oggi. Abbiamo ottenuto il massimo facendo poco. Ripeto, ribadisco, non mi è piaciuta per niente la prestazione della squadra. Ci teniamo stretti questi 3 punti perché col minimo sforzo abbiamo ottenuto 3 punti. Però sicuramente abbiamo sofferto il campo perché non siamo abituati, l'erba alta. Abbiamo lavorato tanto anche in settimana, però non mi è piaciuto per niente la squadra, per come abbiamo interpretato la partita. Il vocale fa lo spavaldo, ma solo in difesa, con croce e delizia di una difesa alta che consente le poche occasioni da rete dei locali. In avanti si aspetta qualche gentile concessione, ma Battaglia e Criaco non ne concedono solitamente molte. Un gol per tempo e pratica regina regolata per buona parte nel torpore. Al secondo il Roccella già bussa alla porta di Tiziano. Al sesto il vocale risponde su una delle poche concessioni della difesa locale con Jofrida. Al nono rischia l'autorete Pileio. All'undicesimo Pascu tira alto. Al diciottesimo il gol nell'aria arriva con Saffioti su pennellata di Libri. Al diciannovesimo si mette in luce il giovane Panaia. Para Tiziano. Al ventiduesimo Saviano tira alto. Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi, al secondo gol del Roccella la partita finisce. Ma prima, al primo, Pascu. All'undicesimo gira male Battaglia su perfetta ancora, imbeccata di Libri. All'undicesimo Pascu dopo aver ricevuto da Saffioti. E al quattordicesimo la sigla finale con Pascu che fa tutto da solo. Il tempo per Tirotta al 27esimo di dire presente ed al 36esimo a bocce ferme ci prova anche Carrà. Roccella a punteggio pieno, ma è stato un pieno di matricole. Adesso è attesa a teste più probanti. Ma questo non credo che sia una prestazione sottotono oggi, anche se abbiamo ottenuto 3 punti importanti, pesanti, e in 2 partite abbiamo fatto 3 gol, abbiamo preso 0 gol fino al momento. Non è questo. Io che magari sono un incontentabile, cerco sempre qualcosa in più, e cerco sempre di settimana in settimana un miglioramento in più. Oggi non l'ho visto e come al solito dico quello che penso, nel bene e nel male. No, vabbè, è ormai un sistema di gioco che ormai è da 2 anni che pratichiamo. Non ci troviamo male, anche se le situazioni in cui sono venute le reti è per questione di una difesa alta, però alla fine sono stati dettati da errori che poi alla fine bisogna migliorare, perché poi d'altronde ci mettiamo anche del nostro per poter lavorare nel migliore dei modi e in settimana cercheremo di limare un pochettino i problemi e i difetti che abbiamo, tutto qua. Netto il divario tra le due, si poteva usare magari qualcosa in più? Io il netto non l'ho visto, nel senso che non c'è questa, per quanto mi riguarda sull'aspetto del gioco non c'è stato questo divario. Sicuramente pecchiamo a livello di esperienza rispetto a loro. Tutto qui, bisogna essere un attimino più cinici e crescere a livello di personalità per poter lottare almeno fuori casa su tutti i campi nello stesso modo come fai in casa. Sei Ecco. contento della squadra che ha a disposizione? Io mi auguro che in ogni caso in settimana si possa aggiungere qualcun altro nel nostro gruppo, però deve essere gente che ci possa dare una mano sia a livello qualitativo che a livello di personalità, in modo che possa aiutare questi tanti giovani a crescere per poter ben figurare in questo campionato.